io volevo chiedere a lei, che è esperto e produttore di vino, se dovesse paragonare queste montagne, queste salite a un vino. Il vino è un'altra cosa, non c'entra niente con le montagne, perché le montagne sono sofferenza, il vino invece ti dà allegria. No, però un giudizio su queste salite e su questa manifestazione della Boston Coffee, che è un richiamo per tanti cicloamatori. No, se parliamo tecnicamente, qui ci sono delle salite che sono importanti, a partire dall'Agnello, la Fauniera, il Sampeire, che l'abbiamo fatta in anni passati col giro, e sono salite che il ciclista le sente, però il vino è un'altra cosa. L'importanza di un vino, lo so, se vogliamo dire, qui avete il Barolo, forse il vino più conosciuto del Piemonte, e si potrebbe paragonare come importanza della salita, come durezza e come del punto tecnico, ecco, allora si può paragonare a quello, ma però sono due argomenti diversi. A proposito di Giro d'Italia, da poco terminato, le è piaciuto, che giro è stato per lei? Ah, è stato un bel giro, ho avuto, all'inizio sono cambiate le maglie rose spesso, poi da quando l'ha presa Bernal non l'ha più mollata e ha dominato il giro, anche se ha avuto poi quel paio di giorni un po' di difficoltà, però non lo so se era vera difficoltà. Qualcosa o qualcuno che l'ha colpito particolarmente, che cosa si porterà di questa edizione? No, beh, oggi sono diverse le corse dei nostri tempi, perché ci sono queste due o tre squadre che comandano la corsa e gli altri seguono, diciamo, più o meno così, il copione è sempre quello. Ma come spiegarsi un Caruso che a un certo punto diventa un uomo da podio, solo con il venir meno di ordine di scuderia, oppure secondo lei è cambiato qualcosa in lui, nella sua testa? Ma credo che se il suo capitano Landa era lì e doveva fare il gregario, invece si è trovato il primo in classifica della squadra e ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Questo credo che l'abbiano visto tutti. Adesso sarà chiamato alla riprova, perché ha fatto veramente una cosa eccezionale, perché alla fine ha anche guadagnato un po' su Bernal, che aveva certamente una squadra molto più forte. Del resto l'anno scorso al Tour, chi ha controllato la corsa tutto il giorno poi l'ha persa, e non dico che stava succedendo anche qui, ma poteva succedere.